Sabato prossimo si alzerà il sipario sulla 36esima edizione delle Orestiadi che si svolgono al Baglio di Stefano di Gibellina. Abbiamo con noi il direttore artistico, ormai una figura storica per le Orestiadi, Claudio Collova, al quale chiediamo di illustrarci gli spettacoli, se c'è un filo conduttore che li unisce. Allora, è una stagione molto, molto nutrita questa di quest'anno, sono 20 spettacoli in tutto, abbiamo 4 prime nazionali, abbiamo molti concerti, 6-7 concerti, e credo che il filone, il filo rouge che si può tirare dal percorso che ho disegnato è quello del rapporto tra il teatro e la musica. Rapporto teatro-musica, ma vogliamo approfondire i temi che verranno trattati in questo rapporto? Non so, io non ho visto ancora il programma, se si parla di integrazione, se si parla di pace, se si parla di ecologia rispetto alla natura. Ma gli artisti non hanno bisogno di parlare di pace, di ecologia, gli artisti sono già portatori di bellezza, quindi sono portatori di per antonomasia di valori. E abbiamo spettacoli importanti che sono già in tournée da tempo, debuttiamo e apriamo adesso sabato con l'Istoa di soldati da Stravinsky con Beppe Servillo e il Pathos Ensemble, quindi è un rapporto che non solo la musica è anche una fonte di ispirazione per Beppe per questo suo spettacolo, ma dal vivo ci sono strumentisti importanti come il gruppo del Pathos Ensemble. Insomma, tanta musica, ma anche tanto dialogo tra musica e teatro, e tanti spettacoli che si basano sulla musica. Tanta musica che si basa. Un cartellone ricco e variegato. Oggi, con i tagli da parte dell'istituzione, quali sono le maggiori difficoltà nel predisporre un cartellone così prestigioso come quello che fa parte della tradizione delle Orestiadi di Gibellina? Ma io non vorrei ripetere le parole che ripetono tutti i miei colleghi, direttori di festival importanti in Sicilia. È chiaro che ci piacerebbe avere una interlocuzione più vicina e diretta con l'assessorato al turismo, che per la verità sta con Anthony Barbagallo facendo qualcosa di più rispetto al passato. Però è chiaro che lo spettacolo ha dei costi, ha delle economie da affrontare, ogni volta si finisce col parlare di soldi, però forse mi piacerebbe anche spendere qualche parola sulla possibilità di avere una programmazione più coesa, più organizzata, più sistematica, perché forse quello che ci serve non sono solo i soldi o i finanziamenti, ma ci serve anche, come dire, una cabina di regia che non affolli l'estate di eventi che si succedono l'uno all'altro, addirittura sono in contemporanea, per cui dispiace essere in competizione, in concorrenza. Sarebbe bello che ogni festival potesse avere il suo periodo, potesse essere, come dire, appoggiato, no? Forse ci servirebbe da parte della regione una vicinanza maggiore rispetto all'organizzazione di tutti gli eventi che ci sono in Sicilia, che sono davvero tantissime, che in estate esplodono in maniera a volte incontrollata.